benvenuti ad un nuovo episodio del mio blog It's a Wrap. Aloha! Sì, sono alle Hawaii ed è la mia prima volta che sono qui nell'isola di Kauai, qui in rosso. Sento già lo spirito delle Hawaii. Mentre volo sopra l'isola in questo tour in elicottero, come vedete ho lacrime di gioia alla vista di tanta bellezza. L'acqua che incontra la terra, il fuoco della lava e il cielo si incontrano. Una vista che risveglia i sensi. Consiglio vivamente di prenotare un tour in elicottero al vostro arrivo. E così sia. Immergetevi nello spirito delle Hawaii. Sono nella foresta. Buongiorno, mi sono svegliata presto e ho fatto amicizia con i vicini. Hai portato amiche a casa, vedo. Sto per uscire, meglio che voli. Vola, vola. Cosa hai da dire in tua difesa? Stai attenta che cadi. Vi consiglio Hemingway Caffè per colazione, perché hanno caffè bio e uova bio. Molte opzioni nel menù per vegani, vegetariani, gluten free e ovviamente bio. Buono. È buono, ma non perfetto. Devo essere onesta, ok? Questo è definitivamente il bar che approvo per la colazione. Aspetto le mie uova strapazzate per il giudizio gusto. Gusto ottimo e pure la presentazione, con pomodorini, spinaci, formaggio di pecora e insalata. Sto andando a fare la mia prima escursione del giorno. Ma che bell'albero! L'ambiente è davvero incontaminato, pristino. Ed io mi sto incamminando verso la prima cascata per fare foto, ovvio. Assicuratevi di avere chili di crema anti zanzara, perché è pazzesco, ce ne sono milioni ovunque. Ed ecco qua la foto finale. Allora, siamo in pausa pranzo prima della seconda escursione del giorno. Guidando siamo capitati davanti a questo negozio naturale bio. Non c'è alcuna tavola calda, ma io coltello alla mano mi sono messa a fare il mio tramezzino con nori e radicchio, ravanelli e sardine in scatola. Per il mio tramezzino isolano ho usato questa salsa spalmabile fatta di macadamia, che sono noci hawaiane, olio d'oliva e un frutto esotico. E adesso metterò un po' di rucola, ravanelli, sardine ed infine acqua per sigillare il nori. Buon appetito! Aloha! Adesso ci dirigiamo verso la cascata per una nuotata, ma dobbiamo scendere prima qui sotto. Paura! SOS, sono qui, aiuto! You don't need to be rescued, come on. Mayday! Aiuto! Non mi piace questo posto. Ok, adesso iniziamo a ragionare. Ed eccoci finalmente alla cascata. It's so clean, look at it! Una tempesta tropicale si è abbattuta perfettamente al momento di cenare. That's your plate. This is mine. Definitivamente il modo migliore per chiudere la giornata e relax ascoltando il suono della pioggia e delle onde. Eccoci qua in direzione spiaggia, terzo giorno a Kauai, Mr. Gax al volante, vedo che ti sei mangiato un banano. Il mercato locale era buonissimo, ci siamo bevuti un caffè hawaiano Kona, fantastico, un frullato gelato di ananas e banane, poi tacos di pesce, ma prima dei tacos ci siamo mangiati le cavallette. How is it? E finalmente siamo arrivati in spiaggia, anzi alle spiagge. Abbiamo fatto il giro di alcune locations e mi sono scattata un bel po' di foto ricordo, per poi spendere le ultime ore del giorno alla piscina del nostro hotel. Buongiorno, oggi è il quarto giorno ed ho un intero vassoio di frutta esotica qui in camera prima di andare al bar, ecco qua, a bere il cappuccino da Java Kai. Adesso mi trovo qui pronta alla prima escursione del giorno, ma prima di mettermi in marcia mi sono imbattuta in una scoperta gustosa, un frutto esotico hawaiano che non ho mai mangiato prima. Guarda che colore, c'è dentro il seme,
Questa ragazza che ho incontrato mi ha detto di scegliere il frutto in base alla morbidezza. C'è un recipiente laggiù. Sembra una susina, ma il sapore è simile al cacao. Si chiama cream apple, mela cremosa. Non c'è nessuno, quindi si prende il frutto e si mette i soldi nella fessura. Oh, io ho pagato solo per il mio, quindi te non hai pagato. No, te hai pagato per me. Questa è una foresta incantata. Che sentiero stai prendendo? Si chiama il sentiero del gigante e qualcos'altro. Il gigante addormentato. Dunque, in chiesa hanno quel tavolo, come si chiama? Si chiama, ok, l'altare. Questo è l'altare dedicato a Madre Natura. Questo è il mio fiore in offerta. È bellissimo, tocca al cielo. Colombo, get here. Colomba. Siamo capitati nel mezzo di una coltivazione di marijuana. Siamo in pericolo. I narco sono qui vicino e dobbiamo andarcene veloci in silenzio. Cazzo! Corri! 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 Guarda un po' il mare, adesso andiamo. Mi fanno male le gambe, sono stanca perché abbiamo camminato tanto. Venite, ho trovato qualcosa. Non permettere mai a nessuno di offuscare la tua luce. Adesso però andiamo a mangiare i tacos di pesce. Taco, 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 taco. Mi sto dirigendo a Capa Town, che è una vecchia cittadella rinnovata con bar, negozi e posticini bio. Il panorama è fantastico ed eccoci qua, il luogo dove le sirene si incontrano per un cappuccino. Ciao 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 belli, ciao belli, ciao belli. Vi consiglio questa boutique di abbigliamento che è dentro al bar Java. Vendono prodotti naturali per il corpo, io ho acquistato una lacca naturale che profuma di paradiso tropicale. Poi ho fatto un giro per altri negozietti, il mio taco preferito era un venditore ambulante al mercato e poi Tiki Tacos. Mi sono rinfrescata bevendo questo succo di aloe e acqua di cocco con alghe blu a Kawaii Juice Co. Tutto è bio, chilometri zero e spremuto a freddo. Poi sono andata al bar delle sirenette, ho fatto una foto con una mia amica sirena che non vedevo da tanto tempo e mi sono seduta e goduta il cappuccino e il resto della mia vita. Grazie per l'attenzione, alla prossima avventura!